Bentornati. Nel video precedente ho parlato di campagna e dungeon, ma dove si nascondono? Cliccando su battaglia abbiamo le modalità che il gioco ha da offrirci. Abbiamo in particolare una, due, tre e quattro modalità PvE e una modalità PvP. Per ora concentriamoci sulla modalità PvP. L'arena ci permette di confrontarci contro gli altri giocatori e vi consiglio di non sottovalutare questa dinamica di gioco. L'arena ha quattro macrostati: bronzo, argento, oro, platino. E progredire in arena vuol dire ottenere un bonus aggiuntivo alle statistiche dei nostri eroi. Questo aumento delle statistiche si ha sia in base allo stadio dell'arena in cui ci troviamo. In bronzo 1 avremo un 1% su HP, attacco e difesa, fino ad arrivare a un più 25% sempre su HP, attacco e difesa, qualora ci trovassimo nello stadio platino. Ma vincendo in arena, noi otteniamo delle medaglie che sono indicate qui in alto. Abbiamo tre tipi di medaglie: bronzo, argento e oro, a seconda se noi ci troviamo nello stadio bronzo, nello stadio argento o nello stadio oro o platino. Ma alla fine, con queste medaglie, noi cosa andiamo a fare? Andiamo ad aumentare le statistiche presenti nella Great Hall. Entrando nella Great Hall, abbiamo in alto il numero di medaglie per tipologia ed il numero di token a disposizione. Il token ci permette di combattere in un'arena e questo si rigenera al ritmo di un token all'ora. Nella parte centrale invece abbiamo le statistiche che possiamo boostare per ogni tipologia di affinità. La prima cosa da fare è di portare il prima possibile a livello 10 l'accuracy per ogni affinità. Successivamente vi consiglio, a seconda degli eroi che avete, di fare up su difesa, critical damage e HP. Ogni lunedì riceveremo delle ricompense per l'arena, ricompense che possiamo visualizzare cliccando sulla I e successivamente cliccando sulle singole casse. Inizialmente, essendo in bronzo livello 1, ad esempio, otterremo queste ricompense: un Ancient Shard, un quantitativo di gemme che varia e degli artefatti. Stesso per argento livello 1, argento livello 2, qualcosina sempre di maggiore. Oro, andiamo a trovare più tipologie di schegge, possiamo trovare i tomi e così via, fino al grado platino, dove possiamo trovare le Sacred Shard e le Void Shard. Inoltre, ogni lunedì l'arena si resetta. Cosa vuol dire si resetta? Vuol dire che se io lunedì mattina ho 3110 punti, al reset non avrò più questi punti, ma partirò da 2900 punti. Questo bisogna fare molta attenzione. Io all'inizio non lo sapevo e subito dopo il reset, dopo qualche minuto, mi trovavo sempre di un grado inferiore. Alla fine ho scoperto che c'era questa cosa qui. In arena, ovviamente, non dobbiamo solo attaccare, ma dobbiamo anche difenderci. Per cui, oltre a settare volta per volta il nostro team di attacco, dobbiamo settare anche il nostro team in difesa. Ovviamente, quando siamo noi ad attaccare, siamo noi che decidiamo per ogni singolo eroe l'abilità che deve usare. In difesa, invece, la difesa invece funziona con l'intelligenza artificiale dei singoli eroi. Non possiamo quindi partecipare, non possiamo vedere in tempo reale la difesa del nostro team, ma possiamo soltanto vedere il risultato della battaglia, quindi se abbiamo vinto o se abbiamo perso. Appena installato il gioco, progredire in arena potrebbe sembrare difficile, ma non lo è. Partendo dal nostro canale, mi sento di consigliare di affiancargli tre eroi che possiamo trovare gratis giocando nella campagna. Eroi sono War Maiden, Spirit Host. Come terzo eroe avete una varia scelta, potete usare Diabolist, che può essere molto utile,
e anche Berserk. Vediamo un attimo dove li potete trovare tutti quanti. Vediamoci in campagna. Livello 4. Spirit Host. Spirit Host è importante, soprattutto all'inizio, per due motivi. Primo motivo, è un campione raro che si trova in campagna ed è gratis. Punto primo. Secondo punto, ha un'aura. L'aura che cos'è? È un potenziamento ulteriore a una determinata abilità. Ad esempio, Spirit Host come aura incrementa la velocità del team in tutte le battaglie del 10%. Questo significa che se il vostro team è più veloce del team avversario, il vostro team attaccherà per prima. Terzo punto per cui Spirit Host è importante, soprattutto nelle prime fasi di gioco, è per la sua seconda abilità. Una volta che questo eroe viene asceso al grado 3, come abbiamo detto nel video precedente, oltre ad avere un aumento delle proprie statistiche, ha la possibilità di piazzare non un incremento di attacco del 25% su tutti gli alleati, ma un 50% in più. Trovato Spirit Host e avanzato nella campagna, andiamo dal livello 4 della campagna al livello 9. Potete trovare due campioni rari, entrambi molto utili. Il primo, War Maiden. War Maiden è molto importante per la sua terza abilità. Anche lei, una volta che viene ascesa al grado 3, la sua abilità ha un miglioramento. Attacca tutti i nemici e ha il 75% di possibilità di piazzare un debuff difesa ai suoi avversari del 60%. Quindi, cosa fa il nostro team Arena? Spirit Host ci aumenta la velocità e aumenta il danno del 50% del nostro team. Successivamente è il turno di War Maiden. Che cosa deve fare War Maiden? Deve avere un'accuracy tale da permettergli di piazzare questo debuff al team avversario. Terzo eroe, aver boostato il nostro attacco e aver piazzato un debuff di difesa sui nostri avversari è il turno di Kael. Kael che abbiamo ottenuto gratuitamente all'inizio del gioco, il cui compito è quello di spaccare il team avversario. Abbiamo un altro slot libero. Come ulteriore slot, potete scegliere voi cosa usare. Vi do due possibilità, sempre come eroi gratuiti. Diabolist è utile per questo motivo qui. Aumenta la barra del contatore degli alleati del 15% e diminuisce la barra del contatore dei nemici di un ulteriore 15%. Che cos'è la barra del contatore? La barra del contatore è appunto una barra che ha ogni eroe nella propria battaglia e appena questa arriva al suo massimo permette all'eroe di prendere il turno e di entrare in azione e quindi è un boost ulteriore che permette al proprio team di entrare, di prendere la priorità del turno il prima rispetto ai propri avversari. In alternativa a Diabolist potrete usare anche un altro campione gratuito, se non qui, 9999999, lui, Berserk. Berserk è un altro campione ovviamente sempre raro, sempre gratuito, importante in arena per questa abilità. Attacca i nemici due volte, ignorando il 20% della difesa di singolo bersaglio. Questo insieme ad Kael viene definito in arena come un nuker, ovvero quell'eroe il cui obiettivo è quello di far fuori quanti più nemici possibili del team avversario.
Spirit Host invece e Diabolist possono essere definiti come i booster del party, mentre War Maiden è il debuffer, in quanto va a depotenziare la difesa del team avversario. Parliamo ora del clan boss. Clan Boss è al momento l'unica modalità di gioco che coinvolge tutto il clan per un obiettivo comune. Qual è l'obiettivo? Di portare a zero la vita del boss. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono i livelli di difficoltà del clan boss. Si parte da una difficoltà facile, normale, tosto, brutale. Incubo fino ad arrivare alla difficoltà più difficile, Ultra Incubo, Ultra Nightmare. Cerco ora di spiegare l'utilità del clan boss. Come ho detto, gli HP del boss devono arrivare a zero e si resettano ogni 24 ore. Si resettano alle 11 o alle 12 del mattino, a seconda se c'è l'ora legale o meno. Ogni componente del clan ha quindi 24 ore di tempo per usare un oggetto che vengono chiamate le chiavi per fare quanti più danni possibile su un determinato tipologia di boss. A schermo, come potete vedere, si possono avere un massimo di due chiavi e usata una chiave, questa si andrà a rigenerare in 6 ore di tempo. Quindi, nell'arco delle 24 ore avremo la possibilità di fare ben 4 attacchi. E il boss che noi andremo ad attaccare ovviamente dipende dalla tipologia di eroi che noi abbiamo a disposizione. Ovviamente nel momento in cui installate il gioco sarebbe sciocco da parte mia e anche da parte vostra andare a cercare un clan che faccia il boss Ultra Nightmare. Uno, perché nessuno vi prenderebbe, e due, perché sul boss Ultra Nightmare non fareste neanche 1 milione di danno. Quindi il consiglio che vi posso dare, cosa che io non ho fatto e che mi pento amaramente, appena entrate in gioco cercare un clan che faccia generalmente boss facile o perché no anche boss normale o già difficile forse un po' troppo, però normale e easy ci può stare. Alla fine delle 24 ore, nel momento in cui quindi il boss si spera non abbia più HP come in questa situazione, voi avrete una ricompensa, una cassa, e la tipologia della cassa dipende dalla quantità di danni che voi avete fatto in quelle nelle 24 ore precedenti sul boss. Se il boss sarà stato ucciso e avrà quindi 0 HP, non otterrete una cassa, ma ne avrete ben due. Per questo è importante cercare, soprattutto all'inizio, un clan che vi permette di ottenere quelle due casse. Perché nelle casse potete trovare equipaggiamento, potete trovare shard, potete trovare tomi, potete trovare gemme, potete trovare tutta roba gratis che vi permetterà di progredire sempre più velocemente. E come fare il danno sul boss? Semplice. Index. Dark Elves. Kyle. Che vi ho fatto scegliere all'inizio tra i quattro eroi iniziali l'eroe numero uno per quanto riguarda il clan boss. Per quale motivo? Per il suo attacco primario e per il suo terzo attacco, in quanto sono due attacchi che hanno probabilità di piazzare sul nemico il veleno. Il veleno che sul boss risulterà essere la vostra principale fonte di danno inflitto. Per cui portare a livello 60 Kyle dovrà essere il vostro obiettivo primario. Per cui, ricapitolando quello che abbiamo trattato in questo secondo video, Arena Great Hall. L'arena è fondamentale. Dobbiamo sempre attaccare l'arena ogni qualvolta abbiamo dei gettoni. Ovviamente dobbiamo scegliere degli avversari che possiamo intuire possa essere sconfitti in modo tale da ottenere le medaglie,
medaglie che ci devono servire per aumentare l'accuracy. L'accuracy è fondamentale, soprattutto per Kyle, perché deve sul boss debuffare il boss con il veleno. E se Kyle non ha accuracy, non riesce a piazzare il veleno. Se non piazza il veleno, non fate danno sul boss. Abbiamo visto quindi anche quali eroi, soprattutto nelle prime fasi del gioco, scegliere per l'arena, che possono essere Spirit Host per via della sua speed e per il suo buff dall'attacco, War Maiden perché è fondamentale avere un debuffer sulla difesa degli avversari, Kael perché la 2 di Kael permette di attaccare tutti i nemici e infligge tantissimo danno, e come quarta scelta avete la possibilità di scegliere un personaggio come Diabolist, che aumenta la barra del contatore del turno dei nostri componenti del team, oppure scegliere un altro personaggio come Berserker che attacca tutti i nemici ignorando il 20% della loro difesa. Quindi questo secondo video, credo sia venuto molto lungo, può terminare qui e ci vediamo in un prossimo video dove andremo a fare il focus sul PvE del gioco. Alla prossima!